Oggi vogliamo raccontarvi una storia di ciclismo che è entrata a far parte della leggenda dello sport e che, a distanza di 35 anni, continua ancora a far parlare. È il 7 giugno 1987, siamo alla 16ª tappa del Giro d'Italia, la Lido di Jesolo Sappada. Roberto Visentini è il capitano della carrera, squadrone italiano diretto da Davide Boifava. Visentini ha vinto il Giro dell'anno precedente, nel 1986, ed è in maglia rosa. Con lui in squadra c'è un irlandese, Stephen Roche, corridore di grande talento che è secondo in classifica. Tra i due però c'è rispetto, stima, amicizia e fino a quel giorno sono riusciti a correre ad essere primo e secondo senza essersi mai pestati i piedi. Due giorni prima Visentini aveva stravinto la cronometro di San Marino, rifilando pesanti distacchi a tutti i rivali. In classifica guidava con 2 minuti e 42 sul compagno di squadra Roche e 3 minuti e 12 secondi su Tony Rominger. Il giro sembrava in cassaforte, anche perché l'avversario più temibile era il suo compagno di squadra, quindi poteva definirsi tranquillo, in teoria. Ma la Lido di Jesolo Sappada è destinata a cambiare le sorti di quel giro, ma soprattutto a cambiare per sempre il loro rapporto. Noi siamo andati ad intervistare due dei protagonisti di questa incredibile storia per farci un'idea definitiva su questo episodio. Andiamo a vedere. It was very difficult Giro d'Italia, and it was difficult, I'm sure, for Boifava arriving to the start of the Giro with Roberto, who had won the Giro in 86, and me, that I've had a great early season and just winning Tour of Romandy, winning 3 stages like 2 weeks before the start of the Giro. So it was a difficult situation, but David basically said, okay, you guys are equal. We'll see what happens on the road. Of course, priority to Roberto because he has already won a Giro. We know Roberto can hold on for 3 weeks. With you, we don't really know. So let's just kind of have Roberto number one and you can be 1.1. So it was okay. And then I won the time trial on the Poggio into San Remo. And then we won the team time trial. But because of our results, I was the best of our team. So I cut the maglia rosa initially. I kept the jersey for a number of days, and then I felt I'm like a star, I'm maglia rosa, I'm the leader of the team, but I always felt Roberto was never really, helping me. For me, it was okay. But then I go back to my hotel room, I look at television, and Roberto's on television, getting the jersey and the flower and everything else, and the commentators say to him, well, Roberto, now it's clear, Roche will ride for you in the Giro, and you will go to the Tour and ride for Steven. And Roberto said, oh, no. Stefano will ride for me here, but I'm not going to the Tour, I'm going to the beach. So I thought, well, that's very honest of him, at least. So when is my payback? So I took out the road book and I thought, okay, well, what's going to happen in the next few days? And I thought, okay, well, this stage to Sappada is not a very, very difficult stage, but there is a climb in the finish and a climb in the middle. So maybe something stupid might happen. I have to be very careful. Il mio obiettivo era di vincere il giro, perché non potevo perderlo col primo e secondo, con due uomini così. Strategia era di stare attenti che la Panasonic avrebbe attaccato, perché la Panasonic era una squadrone non forte di più. Allora di conseguenza noi che in quel momento, fino a quel momento avevamo dominato il giro, perché avevamo il primo e il secondo in classifica, la cronometro vinta, Buontempi aveva già vinto delle tappe, maglia Cicramino, classifica a squadre, stavamo dominando il giro, ma non è che ci portavano in carrozza. C'era un accordo che Stefano stava tranquillo, non poteva assolutamente attaccare, fare niente, perché lui era secondo e aveva davanti Visentini, e Visentini si sarebbe impegnato a rifare il favore a Stefano al Tour. Questo avevamo parlato. Ma Stefano è sempre stato molto leale, molto corretto. But I cannot attack my teammate, which I never attack my teammate, so because he's my teammate,
and ethically would never do it. So I have to be very, very careful. But how can I get in the front without attacking? So there was a small group got away early on with three guys, and going over the top, there was no Carrera in the front. So I thought, okay, well, if I go to the front, then Carrera, the breakaway is covered. So going over the top of the hill, I said, okay, well, I can attack, but if I go fast and nobody follow me, I'm not attacking. So going down the hill, I went fast, and there's sometimes you go on a descent and like it just, everything is perfect. And this day was a day of grace. Everything was perfect for me. I just did not look behind. And when I got to the bottom, there was like, I joined the group in front and nobody was with me. So, you know, I'm saying this again because to prove I did not attack. I just went faster than the other guys. Andata via la fuga, visto che non c'era dentro nessuno, è andato dentro lui e lì è nato tutto il bailam, cioè hai capito che lui ha attaccato. Non è vero che ha attaccato lui. Se Vicentini era dentro nella fuga, non succedeva niente, cioè hai capito. Ma vuoi che io faccia del male a Vicentini che correva nella squadra della Innospran, è passato con me, ha dormito 2 anni con me nello stesso letto, cioè eravamo compagni di camera, cioè vuoi che vada a tradirvi? Però io devo dire la verità, io devo salvaguardare la squadra, cioè hai capito? Un discesista come Vicentini, che in discesa si fa trovare in mezzo al gruppo, quando tu fai una riunione e gli raccomandi di stare attento alla discesa che la Panasonic attacca, non ti fai trovare in fondo al gruppo. So then when I got to the bottom, I'm in the front and I'm riding slowly with the guys, thinking, okay, well, behind now the Panasonic will ride, the Bianchi will ride for Argentina, and my teammates Carrera are taking it easy, you know? So no problem, everyone's a win-win for everybody. Allora, Stefano davanti non ha mai tirato un metro non ha mai passato davanti. E dietro ho messo là 2 o 3 uomini che giravano, sai come si fanno a tenere sull'andatura, tenere controllato la cosa, no? Cioè, hai capito, però, cioè, aveva detto Stefano, non è che dovevamo morire per annullare la fuga, la controlliamo, c'è tutta la salita da fare ancora e tutto questo, e questo è quanto sinceramente è successo. So he caught me on the final climb. I went again in a new group, and Roberto had a, you know, he was very, very tired maybe, and he did not follow me on the top of the climb, and I succeeded in taking the jersey for 3 seconds, I think, from Tony Rominger, but Roberto had lost like 4 minutes. So of course Roberto was very unhappy, and you know, I was very upset because, you know, I did not attack him. I went faster than him. And Roberto told everybody I attacked him, so the Italian public wanted to kill me. I finally went on television and I said, okay guys, this is what really happened. I know Roberto said I attacked, but I didn't attack. I just went faster than him on descent. But still, everybody believed Roberto that I attacked, you know? So it was a very difficult 2 weeks for me because the Italian public really wanted my skin. And emotionally, it was very hard for me because I wanted to stay concentrated. And I kept saying to the press, do what you want, say what you want, I'm not going home, I'm going to Milano. Che cosa è successo dopo l'arrivo, ma soprattutto nei giorni successivi a quell'episodio? I giorni successivi è successo niente. Ho detto, ragazzi, qui noi dobbiamo vincere il giro. A me non me ne frega niente. E Vicentini è arrabbiato, tu non devi essere arrabbiato. Vuoi star qua, vuoi partire domani mattina, parti, vuoi andare a casa, vai a casa. Ma cosa ti ha detto Roberto? Direttamente in faccia a te? No, a me non mi stava attento a parlare perché sono un po', sono, cioè, cosa deve dirmi? Roberto finally cracked in the end, but it was, you know, it was ridiculous. We were sometimes riding in the climbs. I'm riding right, he's riding left. We're riding. The peloton behind us, like, it was, I'm sure people were saying these guys are crazy. They're gonna both lose, you know. And I remember one stage going over the top of one very hard climb, and Roberto came over to me like this and was going over toward the side. So I put my hand on his handlebar and said, Roberto, if I go, you go. Lui adesso sta cavalcando, come dicevo prima, quello che hanno scritto i giornali per creare tutto questo problema qua di notizie fasulle. E sta cavalcando
e sta dando colpa ancora a Stefano che l'ha fatto perdere, ma non è così, non è. Si va a vedere le immagini, Stefano davanti non ha tirato un metro e noi dietro tiravamo, cioè tanto è vero che la fuga e tanto è vero che alla tappa a Val d'Aosta Roberto era staccato in salita e se n'è andato a casa, si è ritirato. Lui adesso, mi spiace dirlo ma lo dico fermamente, da allora sta facendo ancora la vittima e sta dicendo ancora contro la carriera, contro Boifava, sta dicendo delle cose che non sono assolutamente vere. 5 years ago, for my 30th anniversary, Carrera had a little dinner for me in Verona, and during the course of the dinner, a journalist said to me, "Stephen, where is Roberto?" I said, "Oh well, he was invited, but he didn't come." "Oh, I call him." So he called Roberto, and Roberto was shouting on the phone, "How can these guys do what they did to me in '87?" And expect me to now come have a party with them? No, I never come, never want to see these guys. So very, very surprised. And I know he also did a television show where he said that '87 ruined his career because he was so emotionally destroyed after the '87 that he lost the life, lost the love for cycling and could not continue. Finito il giro. Non corro più, basta. S'anchiglia la bicicletta, lui fa così a parlare, no? S'anchiglia la bicicletta e qua fa, vabbè. Dopo un mese ritorno a casa mia, mi dice ciao direttore, come stai? Ascolta, ho deciso di correre, non hai una bicicletta da darmi? Ma lui, ti racconto questo episodio per farvi capire la testa che ha lui. Guardate che lui, Risentini, aveva una classe immensa, è un corridore che è nato per la bicicletta, cronometro, salita. Lui poteva vincere il Tour, ma te lo dico io, ma veramente poteva vincere il Tour. Però lui odiava il Tour, lo odiava, ma lui poteva vincere. Lui ha fatto meno di metà di quello che poteva fare in bicicletta. Quando ha vinto il Giro dell'86, è caduto a Prato, al Gran Premio a Prato, si è rotto qua, cosa? Sono andato a Modena da un primario, da uno specialista, a fargli mettere il tutole perché lui voleva fare il Giro, perché lui è innamorato del Giro d'Italia, voleva fare il Giro. Ha fatto il Giro col tutore e l'ha vinto, hai capito? Per dirti com'era lui. Cosa gli diresti adesso se ce l'avessi davanti? Cosa gli vorresti dire? Se tu avessi davanti Roberto? Gli ho già detto al telefono, di smettere di fare la vittima. Logico che Stefano ti dice, se lui non mi aiuti qua, allora io cerco di vincermi il giro. Ma Stefano non ha mica fatto niente per vincere il giro. È stata la Panasonic che ha attaccato, ma le altre tappe, Stefano, non è che ha attaccato Visentini. Quando Visentini in Val d'Aosta è andato a casa, non è che Stefano ha attaccato, non è vero. Se Roberto dei 60 corridori andare all'arrivo rimaneva con i 60 corridori, la maglia rosa era ancora sua e vinceva ancora il giro, cioè, hai capito? Sarebbe stato bello sentire anche la versione di Visentini, però non ha accettato di parlare di questa storia. Lo abbiamo chiamato, ma diciamo che ha preferito evitare, anche perché per tanti anni gli hanno sempre fatto le stesse domande, magari non era dell'umore adatto per parlarne. La mia idea è che, sentendo la versione di Roche e Boifava, tutto questo sia arrivato così, con grande naturalezza, nessuno ha tradito nessuno. È stata una dinamica di gara precisa che ha portato a una determinata azione, anche per colpa degli errori che ha fatto Visentini, e quindi ci siamo fatti, diciamo, un'idea una volta per tutte. La cosa incredibile però è che dopo 35 anni Visentini non abbia ancora voluto parlare con Roche e non abbia fatto pace.
Questo è davvero assurdo, però forse continua a mantenere il mito di questa storia ancora vivo e chissà, vi terremo aggiornati nel caso un giorno dovessero fare pace.